E adesso iniziamo invece un tranche di trasmissione dedicata all'attualità, perché venerdì abbiamo letto questa notizia, no? Sì. Che finalmente ci sarà un prolungamento della M4, no? Finalmente. Si parla sempre, è più vicino il progetto, l'idea, no? Noi ci aspettavamo la M1 che venisse, no, la M5, no, la M4. Ah, vedi, saranno contenti i nostri amici di Bucinasco. No, perché se la allunga verso Segrate. Esatto. E allora abbiamo detto, ma andiamo a sentire chi invece chiede un prolungamento da un bel po' di tempo. Chi è il sindaco di Bucinasco, Rino Pruiti. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, io non so come ci è rimasto lei, noi ci siamo rimasti un po' straniti da questa notizia che è venuta fuori sul giornale, appunto, che poi è una notizia non notizia, cioè è più vicino l'allungamento verso Segrate della M4, ma noi ci aspettavamo di leggere è fatto l'allungamento dell'M4 verso Bucinasco. Cosa è successo? In realtà non è una notizia, non ci ha colti impreparati, perché è un'opzione che era già sul tavolo. L'allungamento verso Segrate con una fermata intermedia presso l'idroscalo era stato di fatto progettato, a differenza del tratto del prolungamento potenziale su Bucinasco Corsico, del quale c'è solo lo studio di fattibilità. Per l'altro tratto era stato già fatto un progetto più avanzato. Il costo, come avete sicuramente letto, è intorno ai 480 milioni di euro contro i 150 milioni del prolungamento su Bucinasco. La cosa è, cercherò di usare parole, come dire, siamo in fascia protetta, sindaco, non possiamo, ma io devo proteggere anche le istituzioni che rappresento, quindi non posso esprimermi come mi esprimo qua sotto al bar facendo colazione. Allora, è quantomeno assurdo, è assurdo e non concepibile una roba del genere. Facendo un passo indietro, dal 2015, cioè non è che noi non ci siamo svegliati adesso, ci siamo svegliati durante la fase progettuale della M4. Durante la fase progettuale della M4 il Comune di Milano ha addirittura approvato un regolamento della mobilità sostenibile, la mobilità pubblica, che si chiama PUMS, che c'è dentro ciclabile, treni e tutto il resto, dove afferma con convinzione, e votato all'unanimità tra l'altro dal Consiglio Comunale, che uno dei collegamenti di prolungamento delle proprie metropolitane è il più utile, il più, come si può dire, necessario, il più conveniente anche da un punto di vista del costo, è su Bucinasco Corsico. In particolare, già la prima fermata, una sola fermata su Bucinasco, viene ritenuta da questi documenti di programmazione del Comune di Milano, coadiuvato in quella fase di studio dal Politecnico di Milano, viene ritenuta la più urgente e la migliore da fare. Poi il Comune di Milano, l'Agenzia per la Mobilità, ATM, insomma tutti gli organismi che si sono occupati di questa cosa, hanno ribadito, compresa la Regione Lombardia, hanno ribadito che così è. Infatti nel 2018, poi completato nel 2019, noi comuni di quest'area, insieme al Comune di Milano, ad ATM, abbiamo pagato uno studio di fattibilità che ha prodotto 5 opzioni, non una, ma 5 opzioni. Abbiamo pagato 140.000 euro questo progetto, dove non si fa altro che dire, sì, è chiaro, è conveniente, bisogna prolungare l'M4 verso di noi. Se non altro anche per il fatto che, e questo proprio... Ecco, spieghiamola bene, Pruiti, perché appunto non è che voi dite ah, voglio la M4 perché mi piace avere l'M4, è perché in realtà vi arriva già in un certo senso, no? Diciamola brutta. Io, dalla finestra di casa mia, quando non c'è molto smog Foschia, apro parentesi, smog creato ad esempio a Bucinasco dal traffico di attraversamento, le nostre auto non girano a Bucinasco, l'80% è traffico di attraversamento. E questo attraversamento va verso Milano e viceversa, ovviamente, girano intorno qui. Quindi io dalla finestra di casa mia vedo la M4, la vedo perché c'è un deposito, il deposito della M4, già operativo, con 12 binari al suo interno. Sono le officine, gli alloggi per gli operai, la cabina di regia
perché i piloti, diciamo, la M4 è senza guidatore a bordo, quindi viene teleguidata, quindi questa roba sta a Bucinasco. Cioè, il confine, infatti la via, dove la via del deposito, si chiama via per Bucinasco. Ecco. Abbiamo tutto praticamente. Tutto. E, abbiamo chiesto già allora di far uscire un binario e ottenuto, tra l'altro, cioè, anche questa assurdità. Cioè, viene costruito, adesso sarà terminato, un peduncolo che di fatto esce dal deposito, fa una sorta di curva, il tutto, anche lì apro e chiudo una parentesi, in Parco Agricolo Sud Milano, cioè tutto il deposito, non mi ricordo quanti ettari sono, ma sicuramente un paio, almeno un paio, è tutto all'interno del Parco Agricolo. Sì, ricordiamo tutto, Bruni, che per fare il deposito da quella parte, la M4 fa un lavoro di ingegneria niente male, perché passa sotto il Naviglio anche, cioè Naviglio, non potendolo fare dall'altra parte perché non c'era lo spazio. Sotto il Naviglio, sotto la ferrovia, sotto il Naviglio, sotto lo scolmatore dell'Olona, che è un fiume che Milano ha reso fognatura, che quindi è tutto collettato, eccetera. E sopra il tutto, appena finito, ci passerà anche una strada a quattro corsie, che è la Bretella Merula Chiodi, che collegherà appunto il Cavalcavia Giordani, la zona, diciamo, della Tre Castelli, eccetera, con Famagosta. Quindi ci passa di tutto e di più. L'unica cosa che non ci passa è la M4 per voi. 50 metri di binario, forse anche meno di 50 metri per una fermata, che poteva essere utile. Noi ci siamo offerti anche di costruire a nostre spese parcheggi, infrastrutture, noi così come gli altri comuni del sud-ovest, ad esempio il più interessato è Corsico, proprio perché noi siamo conurbati, cioè non c'è soluzione di continuità tra un comune e l'altro, almeno visivamente non la si percepisce. Siamo un bacino di oltre 100.000 persone in questa situazione. Ma negli studi che citavo prima del Politecnico si dice che il bacino d'utenza è molto maggiore, perché arriverebbero da Trezzano, da Gaggiano, insomma da tutta la zona. La stessa Assago, paradossalmente, che ha già la metropolitana, viene conteggiata in linea teorica con molti utenti che potrebbero utilizzarla, perché ricordo che l'M4 arriva direttamente dentro l'aeroporto di Linate, interconnettendosi con tutte le altre metropolitane, passando dal centro, passando dal passante ferroviario, eccetera, eccetera. Quindi non c'è un solo essere umano al mondo, perché se c'è vorrei conoscerlo, che dice che questa cosa non sa da fare. Tutti dicono bisogna farla. Non c'è, evidentemente, io prendo atto di questo, me ne faccio una ragione fino a un certo punto, non c'è la volontà politica di Milano. Si preferisce, io sono contento per gli amici di Segrate, per quella zona, ma si preferisce privilegiare un trasporto e delle motivazioni che non sono legate a studenti, pendolari, lavoratori, eccetera, eccetera. E quali sono queste motivazioni secondo te? Io leggo quello che è stato approvato. Ci sarà questo interporto di interconnessione tra gomma e ferro, poi non ho capito bene le merci come fanno a girare sulla metropolitana, ma comunque ci sarà questo centro, e poi è previsto in zona Segrate, lì dove va a cadere la fermata della M4, un grandissimo centro commerciale che evidentemente poi porterà oneri di urbanizzazione, porterà fondi, porterà tutto quello che... lì mi fermo io, cioè se non c'è la volontà politica, io credo che l'unica cosa da fare è lottare. La cosa poi un po' che fa sorridere noi, un po' meno forse lei, è che stiamo discutendo oltretutto di un'opera che non è ancora neanche aperta, cioè siamo già qui a discutere del prolungamento, della possibilità... con un'opera che praticamente è ancora chiusa. Adesso va bene tutto, non me ne vogliono gli amici. Ha festeggiato un anno una settimana fa. Però quindi... sono sei fermate. Sì, cioè, esatto. Nel senso, non me ne vogliono quelli che abitano in via Largonne, però, come dire. Vedo che, diciamo, i tempi si sono allungati di realizzazione, ma non più di tanto. Cioè, questa è un'opera che, bene o male, sta tenendo i tempi previsti, nonostante gli inghippi che ha trovato sul suo percorso. L'ultimo è una zona archeologica, ha trovato dei reperti, quindi si è dovuta fermare, eccetera. Ma ripeto, il prolungamento su Bucinasco non è da realizzare, è già fatto.
bisogna fare una scelta tecnica di far uscire un binario dal deposito, perché mi rendo conto che non è che si può fare una fermata all'interno del deposito, e ci viene detto che questo è tecnicamente non possibile, che quindi bisogna tirare un altro binario dall'orienteggio fino a noi. Ora, anche se così fosse, io non sono un tecnico, il costo è 150 milioni di euro. Ora, 150 milioni di euro sui miliardi utilizzati per di piano economico per quanto riguarda la M4 sono veramente pochi. Poi, la cosa che si chiedeva, noi siamo proprio umili in questa cosa, forse troppo umili siamo stati, era almeno di fare uno studio, di pagare uno studio serio, di fattibilità ma esecutiva, nel senso andare a vedere tutte queste cose. C'è stato detto di no, di che non lo si vuole finanziare. Regione Lombardia addirittura ha messo a bilancio i soldi. Ma chi vi ha detto di no? Chi è che ha detto no, non si può fare? Milano dice di no. Io quando dico Milano intendo tutti i soggetti che sono su Milano, escludendo Città Metropolitana, di cui sono anche consigliere metropolitano, che non ha a voce in capitolo su questa cosa, ma semplicemente, come dire, per un discorso di regia provinciale. E si aprirebbe un capitolo anche qui un po' assurdo sul fatto che Città Metropolitana non abbia così tanta voce in capitolo su un tema invece così importante per tutta la Città Metropolitana. Non ha e non avrà, lo dico, ripeto, a me stesso anche, sì, perché ne faccio parte con convinzione e col sindaco Sala, che è anche il sindaco metropolitano, non lo potrà mai avere, prima di tutto perché se il sindaco rimane lo stesso di Milano, capite che non è che può fare, come dire, il contraltare di se stesso, non può. C'è questo problema. E poi, avendo la legge del Rio, la legge demenziale, distrutto quello che era la possibilità delle province di gestire cose che gli sono rimaste. Okay. Noi abbiamo decine e decine di scuole superiori, abbiamo le strade e i nostri tecnici bravissimi di Città Metropolitana stanno cercando di fare tutto senza soldi. E da studiare Città Metropolitana, dovrebbero veramente studiarla all'università, di come si riesce a mandare avanti un ente con sofferenza, reale sofferenza, senza finanziarlo. Altro che province che sprecavano i soldi o altro. Noi abbiamo ancora 800 dipendenti. Ora, questo ente è, come dire, escluso da qualsiasi partita politica, è escluso da qualsiasi, ma non solo sui trasporti, escluso da qualsiasi cosa. Io spero infatti che si arrivi di nuovo al suffragio universale, si possa andare a votare per la Città Metropolitana di Milano, si elegga un sindaco metropolitano, perché viva Dio, noi siamo 3,5 milioni come abitanti della provincia di Milano, contro 1,5 milioni. Eh sì, infatti, ricordiamo questo, infatti la maggior parte è Città Metropolitana, cioè non è il Milano, adesso io poi da milanese lo dico anche quasi a malincuore, però è vero, è così, nel senso, noi milanesi in questo caso siamo la minoranza. Guardate, la provincia di Milano, ricordavo perché io mi occupo anche dell'archivio, della digitalizzazione dell'archivio storico, il primo commissario fu Massimo D'Azeglio, quindi stiamo parlando di, da allora, nell'inizio dell'Unità d'Italia era stato ritenuto un ente insieme ai comuni, nelle regioni nessuno ne parlava allora, ma era stato ritenuto l'ente giusto. Ma la logica, no? Cioè che è un ente vicino ai cittadini che si occupa anche di far parlare fra di loro e dialogare i comuni della città. E sono 133. Noi abbiamo visto solo area B, area C e basta. Infatti, e non abbiamo i mezzi pubblici. E non voglio aprire un'altra polemica sul trasporto di superficie, sul TPL, perché lì veramente siamo non all'assurdo, lì veramente grida vendetta. Noi siamo tutti gli anni, ad esempio, guardo il mio comune così non si offende nessuno, versiamo ad ATM, noi versiamo 600.000 euro, siamo un comune che non arriva a 28.000 abitanti, quindi non è che siamo la metropoli del sud. E non abbiamo i mezzi pubblici durante alcune fasce della giornata o tantomeno la domenica. Non è fattibile. Allora, tu non mi dai i mezzi pubblici, non mi permetti di mettere i miei. Noi siamo un comune ricco, potremmo prendere degli autobus e mettere. È vietato.
perché è vietato. È vietato dalla legge, mi arrestano, è penale questa cosa. Cioè non possiamo farlo, cioè noi possiamo girare all'interno del nostro comune, non so per fare che cosa, possiamo fare questo. Io potrei prendere un autobus, lo pago 600 euro al giorno e fare andata e ritorno dalla metropolitana, non so, da Bisceglie piuttosto che, non si può fare. Chiedo alla TM di farlo, non me lo fa. Non mi dai la fermata dell'M4, mi fai pagare area B, io ho infermieri, poliziotti, carabinieri, eccetera, gente che si deve spostare a orari assurdi, compreso mio figlio che fa il panettiere e che non ha i soldi a 21 anni per comprarsi un autovetto. A parte che area B si parla adesso purtroppo anche di far pagare a prescindere, no? Diventa anche questa una congestion tax come area C, che tra l'altro è stata aumentata, no? Io stesso quando vado in città metropolitana, quelle rare volte che devo usare l'auto per motivi di lavoro, devo pagare 7,50 euro. Io consigliere metropolitano, poi non, c'ho un'esenzione dalle ZTL che non mi serve a nulla. Comunque, detto questo, cioè, devo pagare la B, devo pagare la C, non mi metti la metropolitana, non mi dai i mezzi, diteci che cosa dobbiamo fare. No, ma la questione è proprio questa, sindaco. Che io lo ripeto dal 2015, quindi... Sì, non è nuovo questo, non lo sappiamo benissimo. Ma sì, no, era una domanda per lei. Sì, perché noi ci occupiamo molto spesso di decentramento e il grande tema secondo me è quello, cioè finché un ente come appunto Città Metropolitana non ha poteri effettivi, diciamo, non ha risorse, eccetera, che potere contrattuale può far valere la provincia sul comune di Milano? Per chi ci sta ascoltando in radio, il sindaco Puriti ha fatto il segno dello zero, venga messo a verbale. Zero, ma lo dico con rispetto e con molto rispetto per il lavoro dei miei colleghi consiglieri metropolitani, maggioranza e opposizione e soprattutto dei nostri dipendenti, che veramente, veramente fanno l'impossibile su questo. Ho capito, va bene, sindaco, senta, noi la ringraziamo allora, adesso staremo a seguire cosa succede proprio, insomma siamo curiosi di vedere come andrà a finire questa storia, va bene? Io sono sempre ottimista e disponibile, aspetto che qualcuno ci chiami, tra l'altro, non so se lo sapete, dico questa ultima cosa, per la capolinea della M4 che si deve attestare a San Cristoforo, ci hanno pensato dopo, ma ci hanno pensato, siamo un po' in ritardo, del come arrivarci, cioè è prevista una passerella che scavalca la strada, il naviglio e la ferrovia e atterra di fatto in piazza Tirana, cioè dall'altra parte. Ora, si dice già che questa passerella non sarà pronta per l'inizio dell'inaugurazione. Andiamo bene. In teoria noi manco ci possiamo arrivare, noi del suo, dobbiamo prendere la macchina e poi a un certo punto, non so, sulla Ludovico il Moro fare qualcosa e zompare dall'altra parte, oppure dobbiamo andare in Tirana, a questo punto non è più conveniente, vado ad Assago a prendermi, tutti andremo ad Assago. Chiaro. Chiarissimo, allora grazie mille al sindaco di Bucinasco Rino Pruiti, grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi, sempre a disposizione. Grazie mille, sindaco. Andiamo avanti con la nostra sigla.